Oggi è Mocast numero 4, siamo in compagnia di Stefano Mendini, bella Ste, Bella. arte bresciano, camuno, adesso trapiantato a Roma, performance, cultura, disegno, tatuatore, dici te un po' di tuo. Io produco oggetti, diciamo, poi se per qualcuno è arte, mi fa solo più piacere. Attualmente sono andato alla scultura del legno, sono ritornato un po' alle origini. Ho studiato il liceo artistico da giovane, ho seguito gli studi, frequentando l'Accademia di Design. E poi sono venuto a Roma a sperimentare un altro tipo di visione dell'arte, al teatro, alla performance. E quindi mi sono dato molto alla sperimentazione, anche tralasciando, diciamo, la produzione. Negli ultimi tempi invece mi sono riavvicinato alla scultura, in particolare del legno, ecco, un materiale naturale, nobile, antico, accademico. E quindi adesso sto concludendo una piccola serie da un po' di mesi, ecco, perché il legno richiede molto tempo. 2000 years later. Richiede proprio molta pazienza e quindi queste opere richiedono molto tempo anche di presentarle, di finire. C'è qua qualche pezzettino. Questa qua l'hai iniziato già con l'Accademia, ti è venuta dopo? Cioè. Avevo imparato al liceo artistico grazie al mio professore che si chiama Civitini Gregorio, un grandissimo scultore. Che mi ha fatto innamorare di questa tecnica, però essendo una cosa molto lenta, non avevo tempo, diciamo che nella fase giovanile la scultura del legno viene superata da altre priorità. No, vabbè, in generale scoprire un po' tante cose, ecco, al di là delle tecniche artistiche, poi abbiamo vissuto il mondo digitale, quindi abbiamo dalla realtà virtuale a tante cose da imparare dal mondo del digitale, è tutta roba nostra. Per un periodo mi sono dato tanto anche quello, 3D, Photoshop, tutte queste cose qua. E in realtà dopo, devo dire grazie a lui, sono potuto tornare a qualcosa di più accademico, di più materico, reale. Sono molto contento di non essere così schiavo del digitale, mi sentivo completamente schiavo del digitale. Il legno mi ha riportato all'origine. Per quanto riguarda le tue fonti di ispirazione, come nasce il tuo processo creativo? A seconda del progetto che si faccia, ogni processo richiede un tipo di processo creativo. Ecco. Questo tipo di progetto che sto portando avanti ha un processo creativo molto metodico, lento, quindi accademico. Vai a scolpire una cosa che già hai pensato nel minimo dettaglio, quindi per tante ore di creativo non c'è nulla, diciamo, c'è solo una grande cosa artigianale, ma creativo la spegni completamente. E quindi ecco, questo tipo di processo creativo è una cosa. Per altre cose, magari la performance improvvisata, il processo creativo stesso è la performance, dipende, ecco. E per quanto riguarda fonti di ispirazione? Penso che io sono uno che mi piace studiare, mi piace aggiornarmi, quindi tutti gli artisti influenzino il mio percorso, ma penso anche il tuo, come quello di tutti, anche chi non se ne rende conto, viviamo le opere anche se non capiamo da chi stiamo attingendo, ecco. Ok. Nulla si crea, no? Tutto si reinventa. Poi se parliamo di grandi artisti come influenza, penso che da artista a cui piace studiare, aggiornarsi, dobbiamo un po' subire l'influenza di tutti gli artisti passati e attuali, ecco, senza fissarsi su nessuno, però è un'influenza a cui dobbiamo aprirci tutti. Quindi nessuna influenza particolare, spero, ma spero di poter usare un po' tutte. Non diventare la fonte di ispirazione agli altri. Speriamo, almeno per quanto riguarda magari la scultura. E questo periodo particolare in cui viviamo, c'è cioè corona, storie, Covid, virus, come lo vivi? Vabbè, sono scioccato, penso, come tutti, però la vivo in maniera molto distaccata, Distaccato da tutto, mi chiudo nel mio laboratorio e cerco di non voler avere un punto di vista chiaro sulla situazione, perché penso che sia impossibile avere chiaro cosa stia succedendo. Ti auto metti in quarantena.
mesi sono praticamente in quarantena, la scolpire già ce l'ho, quindi posso chiudermi in casa senza creare problemi già a questo sistema incasinato, ecco. Quindi sì, sono un po' stranito, me ne sto così in disparte. Ok. E quindi, visto che già ci siamo, faccio vedere un po', descriverci quelle opere che c'è lì sul tavolo. Ah, qua sul tavolo, vabbè, ho questo, diciamo, sono perfezionato questa, è una mano sofferente, ha la pelle tagliata, diciamo. E appunto, come dicevi, si chiama San Bartolomeo, che è stata squagliata la pelle. Esatto, bravo. Hai studiato. No, sì, San Bartolomeo, protettore anche delle ferite, quindi l'ho scolpito in questo periodo, diciamo nella prima quarantena, bisogno di protezione divina. Quanto ci hai messo a farlo più o meno? Ma una mano così, più o meno 8-9 giorni, 8-9 ore al giorno, ecco, è un lavoro abbastanza complicato. Wow, molto bello. Tubi di ferro che sostituiscono un po' le ossa, o è un elemento industriale, su una cosa prettamente artigianale. Tutto il processo è fatto di questi. Sono proprio fedele, lo ritengo una cosa importante non lavorare con l'elettricità quando lavori in legno, c'è proprio un contatto naturale. E da qui ci colleghiamo alla frase che dicevo di Platone. Citando l'arte, gli artisti sono considerati un pericolo, una minaccia per l'ordine e vengono sottoposti a censura. So cosa ne pensi. No, non me la sentirei di contraddire quella... Ritengo che sia una verità, ecco. È romantico pensare che sia una verità. E a volte viene anche da pensarlo, ecco. La base, le fondamenta dell'unico modo di fare una rivoluzione a questo sistema ingarbugliato, ecco, deve partire dalla natura, dalla sostenibilità, per forza, ecco. Appena lo capiamo, appena ci riavvicineremo davvero a questo, potremo iscrivere un po' le regole del sistema, perché se no è impossibile. Quindi sì, aveva ragione Giordone. Se ci lasci fare noi artisti, probabilmente sì, cambiamo un po'. Io credo che potremmo cambiare un po' in meglio le cose, ecco. Okay. E per quanto riguarda invece qualche progetto futuro a cui stai lavorando, puoi condividere con noi qualche mostra, qualche collaborazione futura? Adesso devo concludere questa serie di opere, che sono più o meno a metà strada, sono circa 8, e voglio arrivare più o meno a una quindicina. E quando tutto sarà più tranquillo, vedrò di promuoverle. E poi invece una cosa parallela, perché a Roma sono tanti lavori paralleli, magari a quello che tu stai facendo nello specifico. Ho partecipato a un mediometraggio di un regista che si chiama Matteo Delai. È stata una bella esperienza, uscirà più o meno a dicembre-gennaio, prima in qualche concorso, poi lo potremo vedere. Ecco, quella è stata un'esperienza divertente che solo penso Roma poteva offrirmi in quel modo. Parla della vita, di quello che succede dietro la vita di artisti di teatro, di un piccolo circo di poveri, quasi miserabili artisti, diciamo, e si vede un po' cosa succede dietro, è una roba abbastanza drammatica. L'ho visto un racconto reale, diciamo, che può succedere dietro le quinte di qualcosa di povero, che ecco, un ambiente che abbiamo vissuto spesso. Poi rimanda un po' anche i freak show, quelle cose lì magari. Ha un po' un bel immaginario, sì, diciamo che sì. Quindi per la prima volta che reciti, comunque avevi fatto anche quelle cose in Rai. Sì, ho fatto delle collaborazioni, però diciamo a livello di performance, quindi molto teatrali, molto di corpo, body performance, diciamo. Qualcosa in qualche teatro, invece questa è stata proprio recitazione, è stato un buon risultato. Poi vedo anche un sacco di tatuaggi, quelli in quella un'altra tua forma d'arte. È una piccola dipendenza necessaria, ecco, come ogni persona che ha il più piccolo puntino di tatuato, a chi è pieno, comunque si condivide la stessa dipendenza. Il primo non è mai l'ultimo, ecco. C'è qualcuno in particolare che ti tieni, quelli che hai? Forse quelli sul volto, penso siano quelli un po' più importanti, ecco, anche per il posto dove decido di farli.
Zitto vivere è un arte. E se quello a cui sono più affezionato. Se uno vuole vedere il tuo lavoro così. Attualmente Instagram, però sinceramente mi piacerebbe uscire un po' da questo sistema, da questa cosa, delle foto, degli hashtag, di farsi vedere, dover ogni giorno far qualcosa. Tra l'altro io, se inizio una scultura è pronta dopo 15 giorni, quindi sono un po' fuori dalle tempistiche. Qualità versus quantità, quindi, che è meglio. Instagram è bombardato da tanta, tanta quantità, ma è difficile trovare la qualità. Invece, per artisti come noi, preferiamo dedicare del tempo a quello che facciamo. E visto, potresti riprenderti in diretta, diventi interattivo anche te. Ma se uno non si annoia, ecco, se non si annoia, guarda, martellare per due pezzi di legno. Però ecco, appunto il legno me lo tengo ancora come piccolo mondo intimo, così dai. All'inizio del podcast, dell'intervista, hai citato l'accademia. Io ho fatto l'accademia e volevo sapere, molta gente oggigiorno dice che la scuola, l'università, l'accademia non serve più, e volevo sapere qual è il tuo parere a riguardo. Non potrò mai essere d'accordo con chi dice questo, assolutamente no. E soprattutto l'arte va studiata, le tecniche vanno studiate, quindi per poterti esprimere devi imparare tutto il dizionario, imparare tutte le tecniche artistiche per poi non avere grossi limiti quando vorrai esprimerti in quel modo, ecco. Per imparare tante tecniche ci sono dei segreti, ci sono delle cose che ti insegna solo l'apprendimento, poi l'esperienza sul campo, l'esperienza da chi ne sa più di te. Poi certo l'arte contemporanea dà spazio a illuminazioni concettuali che magari a occhio non richiedono tecniche artigianali complesse. Se il concetto è buono, diciamo che può anche non esserci tutto questo studio tecnico, però no, bisogna studiare, bisogna imparare tutto, assolutamente. Dopo sei liberi di fare male le cose, di non farle, se voglia, però prima bisogna sapere fare. Le prime influenze che ho avuto giovanili sono punk, quindi continuo a portare avanti questo tipo di visione, ecco. Qualche presente che lavora al legno, il mio modo di rifinire le sculture è inguardabile, perché dicono no, devi lisciarlo, deve essere perfetto, deve essere tutto. La bellezza ha un valore indiscutibile. Ringraziamo Stefano oggi per aver dedicato il suo tempo a Mocas. Non dimenticatevi di seguire i suoi lavori spettacolari su Instagram, ovunque lui poi li posti, e non dimenticate di seguire anche noi su YouTube e anche su Instagram. Cheers with a coffee. Grazie. Ciao. Grazie Stefano. Ciao.